Se vogliamo capire qualcosa di quanto sta accadendo, dobbiamo depurare il dibattito di un po' di scemenze. Una di queste è un atteggiamento molto diffuso in Italia, molto diffuso in Italia, che sta guardando a quello che sta avvenendo con un solo atteggiamento. Lì c'è l'Europa, no? Perché il livello di governo sovraordinato. Sì. Oh, i soldi! Dammi i soldi! Questo è l'atteggiamento che molti di noi stanno prendendo. O mi dai i soldi oppure sei cattivo, brutto, sadico contro l'Italia, non sei solidale, cioè, dammi i soldi e spendo io come voglio. Questo è quello che qualcuno fa. Poi c'è chi dice che non È quello che sempre. sta facendo il nostro Presidente del Consiglio, secondo No, no, lei? credo assolutamente, ma insomma, ripeto, molto diffuso come Vabbè. atteggiamento. Poi bisognerebbe invece dire, bisogna anche dire che l'atteggiamento dei paesi frugali è sbagliato perché Sì. rifiutano l'unico pezzo di avanzamento vero dell'integrazione europea che è la condivisione dei rischi. Cioè l'unione monetaria, ormai l'abbiamo capito sin dalla crisi del 2008, senza una maggiore condivisione dei rischi fa fatica a No, funzionare e non hanno un sbagliano paese anche i frugali mercantile, vive di rischi. volendo far ritornare il controllo dalla Commissione al Consiglio europeo, come nei fatti già è, lo dicevo in Sì. apertura, fine giorni passano dal Consiglio, ma dire guarda, quando parte questo fondo, tutta l'attuazione è demandata al Consiglio, ti certifica che l'Europa sarà sempre solo la somma dei governi e mai niente di più. Oh, niente di nuovo, è dagli anni 50 che c'è il conflitto fra comunitaristi e metodo intergovernativo, però se vogliamo avanzare dobbiamo andare avanti.